Allora, ci stava dicendo per quanto riguarda i limiti, come mai, ecco, ci dica un po' cosa è successo, grazie. Io voglio che tu mi dia del tu, però. Grazie, hai ragione, purtroppo di formazione professionale, guarda, ti do del tu e io ti ringrazio, mi fa piacere. Allora, Paolo Limiti è un professionista, conoscono tutti la grande professionalità di Paolo Limiti. Lui ha lasciato per tempo fa perché era stanco, poi ha avuto dei problemi familiari con la madre e quindi non si è sentito di andare a Roma a fare le trasmissioni, perché avrebbe dovuto lasciare Milano, la casa, eccetera, eccetera. Però non è stato fermo, perché ha scritto un'opera ed è stata rappresentata, un'opera fra l'altro molto bella, La Zingara Guerriera. Poi ha scritto spettacoli anche per me. Adesso per ottobre usciamo con Giovanna canta L'amore di Paolo Limiti e insieme facciamo questi spettacoli in teatro che io poi lo adoro. E poi dopo, Paolo, non essendo un uomo di nessun partito, perché è un uomo intelligente, non accetta i compromessi. E dunque ecco perché lui a un certo punto è rimasto un po' in disparte. Aspetta che passi questa buriana delle raccomandazioni, dei raccomandati, delle velline, delle vellone, delle cose. Quando è passato tutto, quelli delle suocere che prendono i soldi, i nostri, delle cognate, dei cognati, eccetera, eccetera, allora forse lui ritorna quando non ci saranno più queste tipo di raccomandazione. Beh, penso che è anche una furbizia, perché comunque se uno individua la parte sbagliata che poi perde, va, come si dice, in flop. Certo. Allora, torniamo a noi, chiedo scusa se interrompo, sì. Ma ecco, progetti futuri, a parte questo scoop che ti ringrazio di avercelo detto, e per la tua vita professionale, poi con questo concludo e poi faccio anche le interviste a Tucci, eccetera. Allora, i miei... Cosa vorresti del tuo futuro? Ecco, intendo questo, che ti semplifico. Allora, io adesso devo fare la regia, perché non ti ho detto che nel frattempo faccio anche regie liriche. Devo fare la regia di una cosa per i ragazzi, La spada nella roccia. Un'opera in quattro atti molto bella in Piemonte e con il maestro Francesco Giglio, e è una cosa bellissima. Questo è un sogno che si realizza, perché fare un'opera e coinvolgere i ragazzi per toglierli anche davanti alla televisione, davanti ai videogiochi, cioè li coinvolgi in una situazione così, allora questo mi entusiasma molto. E altre cose, io di sogni ne faccio talmente tanti che ci vorrebbero almeno 6 giorni di registrazione. Ogni momento c'ho un sogno, ma il sogno più grande per me è avere buona salute, avere sempre, vedi che io sono una credente, assolutamente mi porto il mio, e vedere che la cosa più bella che ho visto in questi giorni è stata la visita del Papa in Spagna, vedere tutti quei ragazzi, tutta questa gioventù che ancora crede in Dio, in Cristo soprattutto, che si è sacrificato. Questa è l'unica cosa che mi fa stare bene. Hai un sorriso dolcissimo. No, io sai, so di tirarmi addietro le ire funeste di tanta gente che non crede, che però vorrei fare una piccola... Quelli che non credono, non capisco perché poi quando è il momento che muoiono chiamano il prete. Ecco, ecco, allora dico, non siate coerenti fino in fondo. Su questo ti dico che anche se uno non crede, comunque deve rispettare le idee altrui. Certo. Allora, io perdonami. Aspetta, devo fare, scusami. Sì, cosa. No, non dipende mica da me, sai, per i tempi. Perdona, non fosse per me, ti farei lasciare parlare fino a domani mattina. È meravigliosa questa cosa. Paolo Limiti ha scritto questa musical tratto dal libro della Sandra Milo, che si intitola Ciao Federico, e le musiche le ho scritte io. Credo che vada in scena. L'applauso di in scena. In gennaio, e hanno acquistato già i diritti a Broadway.
Allora, io che ti dico, ti faccio i miei auguri, è brutto dire, complimenti. Grazie. Poi però sono curiosa dopo a Broadway, si potrebbe tirare fuori anche un musical, tu che dici? Magari, cioè, Sandra Milo è meravigliosa, è felicissima che una donna abbia scritto le musiche, e questo mi fa piacere, perché generalmente le donne siamo sempre tirate indietro. C'è competizione, ma sbagliato. Io ti ringrazio, grazie. Perdonami, devo rientrare nei tempi, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.